Allora, la differenza la fa sempre poter andare o non poter andare nel privato, diciamoci la verità, cioè la differenza la fanno ancora una volta i soldi, mi pare di capire. Voglio salutare, collegata con noi da Milano, Barbara Mangiacavalli, infermiera, presidente IPASVI, Federazione dei Collegi degli Infermieri. Bentrovata, benvenuta a Tagadà. Grazie, un saluto anche Tonino Aceti, presidente del Tribunale dei diritti del malato, dovrebbe essere il nostro pubblico, ben trovato. Quindi la Serafini mi diceva sì, qualcosa sono a proposito storie... del sabato e della domenica. Sì, ma più che altro rende veramente tristi vedere queste cose. In realtà sono fenomeni che si ripetono anche nel nord Italia, perché spesso noi raccontiamo casi di malasanità e di attese che si verificano nel sud Italia. Ci sono regioni come la Liguria che sono nel nord e hanno dei problemi sulla sanità enormi. È stato votato un bilancio di 300 milioni di euro di debiti sulla sanità. Per esempio in Liguria, se una persona vuole fare un controllo per la tiroide, le viene rimborsato uno ogni 5 anni, anche in presenza della patologia. Quindi cioè, non c'è neanche la prevenzione, non la si può neanche fare, e a quel punto ovviamente ogni malato di ipotiroidismo, comunque di tutte le sindromi legate alla tiroide, che peraltro colpiscono una popolazione molto, molto ampia, ampia, devono comunque rivolgersi al privato. Quindi sì, è questione di soldi. In realtà molte persone che non avrebbero la possibilità di rivolgersi al privato sacrificano veramente le cose più indispensabili, mangiare, la casa, i farmaci, pur di fare ciò che ritengono, certo, di dover fare, non di fare gli esami che devono fare. Tonino Aceti, in realtà ormai la questione è che ciò che è realizzabile nel privato, evidentemente nel pubblico, non si può ottenere, e quindi o ti rivolgi al privato oppure sei fritto? I cittadini che si rivolgono alla nostra organizzazione ci dicono uno su quattro ha difficoltà ad accedere proprio alle prestazioni garantite dal servizio sanitario pubblico. L'Istat ci dice che un cittadino su 10 rinuncia alle cure di cui ha necessità per liste d'attesa. È chiaro che poi è molto difficile spiegare al cittadino come una mammografia nel servizio pubblico serve un anno in media, questi sono anche i dati nostri, e poi però se la richiedi in intramegna il giorno dopo ce l'hai subito. Sono le grandi contraddizioni che ci sono oggi nel nostro servizio sanitario nazionale, e devo dire che i cittadini ci dicono molto chiaramente una cosa, e cioè che li si sta abituando, proprio questo ci dicono, lo percepiscono tutti, a considerare normali canali di accesso l'intramegna e il privato, sì, per sopperire alle problematiche del servizio sanitario pubblico. Nonostante il servizio sanitario nazionale impegna 111 miliardi di euro all'anno di risorse economiche, probabilmente ci dobbiamo domandare se la spesa è una spesa efficiente oppure e se, no, e se questo invece è il grande tema dell'accesso. Però vorrei chiedere aiuto al senatore Formigoni, che insomma ha guidato a lungo una regione in cui la sanità, diciamo, occupa il 75% del bilancio, no? La sanità pubblica è causa persa? Io però voglio spendere una parola poi sul sistema sanitario nazionale, che comunque ancora oggi è un buon sistema sanitario, perché sennò sembra che ogni volta diamo addosso al sistema sanitario. La verità è che appunto segnaliamo le cose che non funzionano, cioè non puoi aspettare per una mammografia un anno e mezzo, per la semplice ragione che se fai la mammografia per prevenzione è evidente che nel frattempo prevenzione non l'hai fatta, semplicemente. Quindi se quello doveva servire anche a ridurre i costi che poi ha una malattia di quel tipo, evidentemente hai fallito da due punti di vista, per il paziente e per le casse, diciamo, dello Stato. Prego, Formigoni. No, indubbiamente il tema delle liste d'attesa è una delle criticità del nostro sistema nazionale, anche se dobbiamo ricordare che la sanità è prevalentemente competenza delle regioni e ci sono situazioni differenziate tra regione e regione. Le cause, vede, sono molteplici, anche i rimedi possono essere messi in campo in maniera molteplice. Uno veniva ricordato dal servizio, quella professore che avete intervistato, che diceva giustamente, tanti nostri ospedali sono dotati di apparecchi modernissimi e costosissimi, però sono tutti utilizzati. Allora è chiaro che dipende dall'organizzazione degli ospedali, bisogna fare in modo che gli esami avvengano non soltanto 5-6 ore al giorno, ma tendenzialmente 24 ore al giorno, quindi bisogna organizzare il personale in questa direzione, alcune regioni le hanno fatto e hanno ottenuto dei risultati. Un secondo fattore che vorrei rilevare è questo: non tutti gli esami che i cittadini chiedono sono urgenti.
Per questo è importante la mediazione del medico curante. Per esempio, quando io ero presidente in Lombardia avevamo sperimentato un metodo molto importante. Se il medico curante diceva questo esame è urgente, chiedeva il bollino verde, attraverso il bollino verde qualunque ospedale pubblico faceva l'esame nei successivi 3 giorni. Perché è chiaro che l'esame urgente va fatto dal servizio pubblico, cioè gratuitamente per il cittadino immediatamente. Quando invece l'esame può essere dilazionato nel corso di qualche mese, anche l'attesa di 2, 3, 4 mesi è un'attesa legittima, certo non di 1 anno e mezzo. Il tema dell'anno e mezzo va sanzionato. Quindi, ma sono temi sui quali si può intervenire senza aggravio di spese o con aggravio di spese minimale, semplicemente organizzando con maggiore efficienza il servizio pubblico. Allora, mi faccia, inquadratemi la mangiacavalli, che so che abbiamo una questione aperta, apprendo una questione aperta con gli infermieri. Stamattina leggo dalla Repubblica, oggi curiamo noi la sfida ai medici dei nuovi infermieri, dall'ambulanza al pronto soccorso, mansioni più ampie, ma i camici bianchi protestano e parlano di invasione di campo. State invadendo il campo? Ma assolutamente no, nel senso che questo articolo riporta quello che in realtà è stata l'evoluzione della professione infermieristica negli ultimi 20 anni, quindi dagli anni 2000 un crescendo sia rispetto agli aspetti formativi, gli infermieri oggi sono laureati, hanno una laurea triennale, una laurea magistrale, master, dottorati, sia rispetto a quella che è l'organizzazione del sistema sanitario. Inutile ricordare che siamo di fronte a una modifica importante dei bisogni di salute dei nostri cittadini e la modifica dei bisogni di salute comporta il fatto che il Servizio Sanitario Nazionale si deve dotare di nuove competenze e di nuove professionalità. Queste competenze sono oggi rappresentate da quello che è l'essenza della professione che rappresento, quindi un bisogno di cronicità, di fragilità, di disabilità dei nostri cittadini è preso in carico da un infermiere che si è formato, che ha studiato per quello. Quindi, si fermi solo un attimo, che intanto saluto Giacomo Milillo, segretario nazionale Federazione dei Medici di Famiglia. Buonasera. E poi dopo ci aiuterà anche su altri aspetti come quello del Bugiardino, che è il mio momento massimo, cioè io sognavo da anni di parlare del Bugiardino, che nel nome diciamo c'è già il tema. E però voglio sapere dalla Mangiacavalli, no? Siccome nell'articolo che citavamo c'è anche il tema del 118, le ambulanze per capirci, e ci sono alcune regioni in testa, la regione Emilia-Romagna, che dice non vogliamo che sull'ambulanza ci siano solo infermieri, vorremmo che ci fosse anche un medico. Adesso però, siccome noi qualche giorno fa abbiamo parlato di pronto soccorso e abbiamo parlato di prima accoglienza al pronto soccorso, io ci tengo molto a capire come funziona esattamente, perché credo sia interessante per i cittadini e eventualmente per quei cittadini pazienti che poi al pronto soccorso arrivano. Allora le chiedo questo, voglio capire, siccome al pronto soccorso abbiamo detto troviamo un infermiere, che è un infermiere specializzato, il quale decide quale codice attribuirci, è corretto? Allora, è corretto sì, nel senso che la funzione di triage è stata sancita dallo Stato italiano fin dagli anni 90 con il DPR che ha istituito il servizio proprio urgenza-emergenza 118. Il quale dice che io arrivo in pronto soccorso, mi accoglie lei che decide quale codice io sono, è corretto o no? Allora, intanto non l'accoglie un infermiere tra virgolette qualunque, a parte che gli infermieri sono 430.000 iscritti. Ma lo dicevo prima, infermieri specializzati abbiamo detto, no? Che quindi sono stati formati per quello. Formato ed è preparato per effettuare questo tipo di attività. Un infermiere che fa retraining costante su questo tipo di attività e che agisce nell'ambito di un lavoro d'equipe con protocolli concertati tra diverse professionalità, il medico di pronto soccorso, responsabile di pronto soccorso, rischio clinico, qualità, infermieri, quindi più persone, più professionalità che stilano questi protocolli. Questi protocolli sostanzialmente aiutano con una sorta di algoritmo l'infermiere triagista ad assegnare un codice di priorità sulla base della valutazione dei segni e dei sintomi che lui ha rilevato. Questo codice di priorità serve, uno, per garantire un'equità di accesso alle cure in pronto soccorso, due, per garantire e per aumentare la sicurezza delle cure. Aspetti però, perché dobbiamo fare a capirci, perché altrimenti diventa complicato per me seguire. Lei dice noi attribuiamo un codice di priorità. Lei mi consentirà di avere un dubbio che stiamo parlando, diciamo stiamo giocando un po' con le parole, perché a me verrebbe da dire che fa una prima diagnosi.
Nel senso che se io devo stabilire se il rondolino è più grave di Panella, sto facendo una diagnosi, sto dicendo che il rondolino è più grave di Panella, come ci auguriamo, no, rondolino? Sicuramente. Diciamo, a occhio, non rondolino è più grave di Panella. Allora, la domanda che io rivolgo al dottor Milillo è la seguente. Io paziente, perché appunto quando ci siamo occupati di pronto soccorso io provavo a ragionare su questo, ovviamente personalmente nulla contro gli infermieri che vengono messi lì e saranno anche istruiti per essere messi lì, però io mi chiedo se io arrivo al pronto soccorso e in qualche maniera nel momento in cui mi danno il codice mi fanno una diagnosi, la diagnosi non la dovrebbe fare il medico? Punto di domanda. Il triage non serve a fare una diagnosi, il triage serve a selezionare, a categorizzare le persone quando il servizio è limitato e bisogna curare i più urgenti, quindi classificare l'urgenza. E questo si fa con una procedura codificata sulla base dalla quale risulta automaticamente la classificazione. Quindi ci sono delle specifiche domande di rilevazione di indagini. Il triage non si fa solo in pronto soccorso, si fa anche per, negli Stati Uniti lo fanno anche per le visite domiciliari pediatriche. Naturalmente un test che può avere dei falsi positivi e dei falsi negativi, esattamente come qualsiasi esame, qualsiasi procedura. E poi deve e essere considerato una procedura... però che quel test è il mio primo accesso all'ospedale e che poi ci posso rimettere le penne perché magari la mia patologia non è prevista, diciamo, nel gentilissimo test, non sarebbe più utile che io avessi un confronto anche con un livello superiore? Al mio primo approccio in ospedale, cioè faccio un esempio, non so se mi sa rispondere Barbara Mangiacavalli, ma vorrei sapere, ad esempio, il mal di testa viene prima o dopo la colica renale? Mi perdoni, non è una domanda a caso. Ma allora, qui non è un problema capite, di cosa è più urgente prima, o è meno urgente? Dopo. Se allora, io arrivo con un mal di testa, è più urgente o meno urgente secondo questo algoritmo? Provo a esplicitare meglio il ragionamento che ho fatto prima. L'infermiera è di fronte a una sorta di algoritmo, quindi orientando le domande secondo questo algoritmo, è in grado di definire qual è la priorità di accesso al servizio. Tenga conto che la funzione di triage poi prevede una rivalutazione e prevede una supervisione da parte del medico. Quindi alla modifica dei parametri rilevati o comunque delle condizioni rilevate, viene o rivalutato il codice colore o allertato il medico presente in pronto allora, soccorso. Allora io le paleso, le manifesto per intero la mia perplessità, siccome per esperienza so che il mal di testa viene dopo la colica renale, per capirci. Cioè se io arrivo in ospedale adesso e annuncio di avere mal di testa fortissimo, perdurante eccetera, passano davanti a me, in quanto codice più rilevante, quelli che hanno, mettiamo, una colica renale, i quali soffrono come bestie, poveracci, però, diciamo, loro passano prima di me, che posso avere mal di testa per svariate ragioni. E quando alla quarta ora, avendo io fatto il codice bianco in un ospedale importante di Roma, vengo finalmente visitata, si può scoprire, ad esempio, che ho un melone nella testa. Allora io mi chiedo, non sarebbe utile, importante, necessario che quel primo approccio io l'avessi con qualcuno che ha un livello di conoscenza anche di eventuali complicazioni di quel mio mal di testa? Questa è la domanda, rimarrà in evasa perché mi pare di capire che noi siamo a fronte di un simpatico algoritmo che dice che il mio mal di testa vale meno della colica renale. No, allora, intanto c'è da chiarire che, voglio dire, negli accessi al pronto soccorso ormai il codice bianco non dovrebbe neanche più passare dal pronto soccorso. No, ma verde, bianco, quello che vuole, insomma. Dopodiché c'è il momento di rivalutazione. Allora, io posso anche aver fotografato il paziente all'ingresso raccogliendo una serie di dati, una serie di segni, una serie di sintomi e aver assegnato in prima istanza un codice colore. Dopodiché questo viene rivalutato nel post triage, viene rimodulato questo codice colore ma mi è chiaro, i passaggi mi sono chiari. Io però ripeto, e quindi può anche essere che il mal di testa, cioè voglio dire, peraltro teniamo conto che la colica renale è sì un evento acuto, un dolore acuto, ma che con un approccio terapeutico stabilito dal medico è abbastanza standardizzato, comunque se poi viene poi confermata la diagnosi dal medico che prende in carico il paziente, perché in ogni caso l'assegnazione di un codice colore non è una diagnosi, la diagnosi viene poi formalizzata nel momento in cui il medico di pronto soccorso prende in carico il paziente secondo i codici di priorità. Ma guardi, ce li ha spiegati benissimo i passaggi, credo che ci siamo... ci siamo spiegate, credo, bene entrambe. I miei dubbi restano i miei dubbi. Lei ci ha spiegato qual è il passaggio. Non so se Rondolino, forse anche dal punto di vista del malato, il Tribunale dei diritti del malato. Probabilmente se ci sono dei protocolli che funzionano in quel modo, vanno rivisti
anche i protocolli e probabilmente un codice bianco, non perché bianco deve essere visto dopo 8 ore di attesa, probabilmente c'è anche il tema dell'attesa al pronto soccorso per tutti i codici, quindi a prescindere da chi gestisce l'attività di triage, che vorrei ricordare, ora qui c'è la Presidente Mangiacavalli, ma noi abbiamo una normativa che parte dagli anni 90 e giunge ad oggi, dove si afferma il ruolo dell'infermiere nel triage, si definiscono dei protocolli ben precisi, c'è una raccomandazione del Ministero della Salute per gestire proprio quello che lei ha detto, cioè che non ci sia un'assegnazione errata del codice. Però ecco, domandiamoci anche che sul fatto che ci sono dei tempi d'attesa al pronto soccorso che oggi per i cittadini sono totalmente inaccettabili, con una condizione di comfort. Sì, voglio anche ricordare che poi i cittadini, se hanno male a un dente, vanno al pronto soccorso, perché poi c'è anche questo elemento, no? Cioè spesso l'affollamento dei pronto soccorso è legato anche al fatto che noi utilizziamo il pronto soccorso come fosse il medico di famiglia. Quindi diciamo, dentro ci sono mille cose. Certamente se io arrivo in ospedale ho un problema, sarebbe dignitoso, io dico, essere visitato in un tempo ragionevole, cioè tu non puoi passare 4 ore, 5 ore, 6 ore, 7 ore fino a 8 ore. Se posso permettermi, però la funzione di triage serve proprio a questo, per fare in modo che ogni cittadino possa avere accesso alle cure in tempi che tengano conto della sicurezza del cittadino e che possano standardizzare e garantire equità di trattamento. Quindi assegnare in prima istanza un codice di priorità significa inserire il cittadino in un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale che prevede una serie di fasi, tra cui anche quello della presa in carico da parte del medico. Inserirlo in un percorso diagnostico, che per me significa fare una prima diagnosi, rondolino, che poi parliamo di bugiardini. Se ti è successo qualche cosa, sì, no, diciamo, ho accumulato alcune esperienze. Sì. Però Tiziana, il problema non lo so, parlo io, fortunatamente invece non ho accumulato esperienze, ho accompagnato mia suocera una volta, ho passato una giornata intera, fortunatamente non era niente di grave, uno sbalzo di pressione. Quando non è nulla di grave va benissimo, sì. Uno se la però, mette no, via. Però un conto è dire c'è un problema drammatico di efficienza di alcuni, perlomeno pronti soccorso, ospedali, eccetera. Anche per i motivi che dici tu, perché se io ho un'incarnita vado al pronto soccorso, sì. Oppure anche per cercare compagnia, è anche pieno di gente anziana che si fa che chiede di essere portata in ospedale perché poverina non sa dove stare. E quello è un problema. Dopodiché che naturalmente va affrontato e va risolto. Però io ho una guerra tra infermieri e medici, francamente. Infermieri non è che sono i portantini, quelli che la cosa che conta di più, lo dico da potenziale paziente, non è tanto il titolo di studio, che per carità, ma l'esperienza. È l'esperienza. Allora, l'infermiere che sta lì al pronto soccorso, ragionevolmente, perché il direttore sanitario non sarà mica un deficiente, no? È un infermiere che ha una certa esperienza, che lo ha fatto per molto tempo, che ha quindi non soltanto segue i protocolli che possono essere visti, eccetera, ma c'ha anche quello che ogni buon medico deve avere, e cioè appunto un senso, diciamo, delle cose, un senso della realtà, una capacità di percepire. Dopodiché ci sono tutti gli step successivi, come si stava dicendo. Però se sbaglia, il fatto è, se sbaglia, chi è responsabile? Cioè, hanno sbagliato il colore a qualcuno. Chi sarà responsabile? Cioè, questo infermiere rimarrà sempre infermiere lì a fare l'accesso. Cioè, no, è questo anche il tema. Dicendo, ma scusate, ma stiamo facendo un processo alle intenzioni, però abbiate pazienza. Cioè, noi stiamo parlando di una funzione che è normata per legge, forse tra quelle più normate. Quindi ne risponde, anche per il medico, ma quindi ci sono state una serie di provvedimenti normativi, tra cui quello che ricordava il responsabile di cittadinanza attiva, Tonino Cetti, sulla raccomandazione numero 15 del Ministero della Salute sulla errata attribuzione del codice triage. Non si può fare il processo singolo quando comunque la funzione di triage rientra all'interno di una assetto organizzato, complesso, quale è quello di un pronto soccorso attuale, dove ci quindi sono infermieri, non è responsabile medici, il singolo infermiere, ma è responsabile, diciamo, tutto quello che sta dietro all'infermiere. Fanno formazione continua, Però questo l'abbiamo capito, cioè davvero, io questa cosa per cui bisogna difendere la categoria, siccome nessuno sta attaccando la categoria, ci stiamo interrogando sul fatto che funzioni o non funzioni così com'è. Perché il cittadino non può pensare di arrivare a pronto soccorso ed essere insicuro
sicuro per chi le mette le mani addosso. Il cittadino, quando arriva al pronto soccorso, un'idea se la fa di suo, Mangiacavalli, mi creda. Chi mette le mani sul paziente? Il cittadino, quando arriva al pronto soccorso, un'idea se la fa di suo. Dottor Melillo, mi raggiunge che voglio vedere anche la questione sulle responsabilità. Se quel triage ha un buco nell'algoritmo, la responsabilità è di chi ha messo a punto il triage e quindi comunque ricade sul medico. L'infermiere è responsabile se non applica correttamente il triage. Questo è il problema, che bisogna verificare se il triage è stato applicato regolarmente. Può capitare l'errore, ho detto prima, ci sono i falsi positivi e i falsi negativi. E questo può esserci anche in una mammografia, in qualsiasi radiografia. No, ma certo. La responsabilità però è del medico e il triage deve essere continuamente validato, periodicamente verificato. Poi c'è anche una responsabilità individuale di ogni professionista, cioè, perché l'infermiere ha una propria responsabilità nel lavorare al triage, ci mancherebbe. Però voglio dire, voglio che... Scusi, però volevo sentire anche Tonino Aceti. I profili di responsabilità sono ripartiti, come diceva il dottor Melillo, no? C'è il medico che supervisiona l'infermiere, ma c'è anche una responsabilità dell'infermiere, ognuno per le proprie attività. Comunque un qualcosa di importante, noi oggi qui stiamo parlando di triage per dare per scontato che questo si faccia in tutta Italia. Ci sono degli ospedali italiani dove il triage non esiste, dove si accede tramite chi urla di più. Questo accade a Napoli, in un ospedale importante della Campania, dove di proposito non viene costruito una procedura di triage. Adesso ci andiamo subito così ci facciamo degli amici pure là.